rivolta all'Adriatica. Nel periodo estivo, sull'intera rete, rimossi i cantieri ne rimangono aperti solo una ventina, che sono 100 km e non perché? E aumenta la sicurezza. Ma la grande novità dell'estate 2013 è l'iniziativa. E non perché hanno finito i lavori nei cantieri, hanno tolto i cantieri perché non c'hanno più fondi per finanziarli, quindi state attenti a viaggiare in autostrada. Una possibilità in più per scoprire on the road e andare in una buca del nostro territorio. Per distruggere le prove e proteggere il figlio, una donna rumena ha dato fuoco a capolavori di Picasso, pensate, Monet e Matisse, rubati l'anno scorso a Rotterdam, un patrimonio tra i 100 e i 200 milioni di euro, finito in cenere. Francesca Capovani. Peccato, lo avrebbe dovuto fare mossa da un senso estetico. In questi quadri di Monet, acqua e cielo che si fondono sotto i ponti di Londra. Puoi rimanere ipnotizzata dal vortice di linee sul volto di questo arlecchino di Picasso, di questi e di altri capolavori, Gauguin, Matisse, Freud, tutti di inestimabile valore, non rimangono che poche briciole in un laboratorio di analisi. Cenere che ora gli esperti del Museo di Bucarest stanno analizzando. Una storia che ha dell'incredibile, iniziata nell'ottobre scorso con un furto al Museo di Rotterdam durante una mostra e finita in questo forno, quello della signora Olga Dogaru, quando a gennaio la polizia ha arrestato il figlio ed altri due complici con l'accusa di aver rubato i quadri, lei ha pensato ad una soluzione drastica per eliminare le prove, fare a pezzi le tele nascoste in un cimitero e bruciarle nel forno di casa. Una verità che ora sta venendo a galla con le tracce ritrovate nella stufa, un danno di valore inestimabile, tanto che ora Olga Dogaru rischia l'accusa di crimine contro l'umanità. Una verità che lei non voleva vedere, come la donna con gli occhi chiusi, uno dei capolavori andati in fumo. Segna lo spettacolo, ha accettato di posare per Playboy, ma la grande passione di Tania Cagnotto restano i tuffi e ai mondiali di moto di Barcellona, domani la cerimonia d'apertura, vuole essere ancora protagonista. L'inviato Nicola San Giorgio. Nessun tuffatore ha vinto quanto lei entro i confini continentali. Tania Cagnotto è una stella mondiale, capace di brillare e non solo in piscina. Aggressiva e determinata sul trampolino, ma anche a suo agio davanti alle telecamere e molto fotogenica di fronte all'obiettivo, Tania ha scoperto un'altra dimensione. In TV ad Altrimenti Ce L'Abbiamo mi sono divertita un sacco, avevo un allenatore, appunto Mattia, di 12 anni, fantastico. E su Playboy ho detto, vabbè, se non lo faccio adesso tra 10 anni non me lo chiederà più nessuno, quindi ho detto, proviamo, e anche lì mi sono divertita. Il suo presente è fatto ancora di tuffi, con la speranza di centrare tanti trionfi. Il futuro, si sa, è incerto, ma è comunque un sorriso sulle labbra. Costruisco, diciamo, una mia vita personale e poi c'è quella dei tuffi che comunque mi dà tantissime soddisfazioni ancora e... quando ci sarà il momento di smettere credo che me ne accorgerò, ne avrò le scatole piene e dirò vabbè, ho dato e ciao a tutti. E magari ti dedicherai un po' alla TV, chi lo sa. Sì, chi lo sa, magari. Circondata da fotografi e da fans, Sharon Stone incanta a Roma. Questa mattina l'attrice è arrivata sul set del nuovo film di Pupi Avati, Il ragazzo d'oro. Che strano, non hanno parlato di politica estera. Hanno parlato tutto di politica interna. Ma soprattutto una donna, bella e intelligente. Sharon Stone incanta tutti, gentile e sorridente, anche quando chiede a fan e fotografi un fermento per lei di farle spazio per raggiungere il set del nuovo film di Pupi Avati e dice di essere molto felice. La gente dice che gli attori sono intelligenti perché certo, sono abituati a giudicare il personaggio che interpretano e poi quando scoprono che è una persona che sa parlare dicono ammazza, oh che intelligente. Ma che deve dire, oh? Che per lei sembra non passare. Al suo primo ciak del ragazzo d'oro atteso film di Pupi Avati, Sharon Stone interpreta una sexy cinquantenne che fa innamorare Riccardo Scamarcio nel ruolo di un giovane pubblicitario milanese e mette in crisi la sua fidanzata interpretata da Cristiana Capotondi. Come dire, in amore l'età non conta, ma qui a far la differenza di Sharon Stone colpita anni fa da aneurisma e poi da infarto ci sono eleganza e stile che restano intramontabili. Coraccia. Sono
Sono le 20 e 33 minuti e 50 secondi, termina qui l'edizione di prima. Qua sono le 15 e 34. Programmi della rete, grazie per la vostra attenzione. Quindi questo telegiornale lo mandano qua in onda con un'ora di ritardo, perché là dovrebbero essere le 19.34, non le... Ah no, perché là avete l'orario invernale già. Quindi 5 ore indietro. Sì, forse era in diretta. E adesso c'è una novela in Italia, una novela storica, che la morale è sempre quella, fa merenda con Girella, ma la mia morale è un'altra, e voi tutti lo sapete, non lasciate di seguirmi nel mio canale YouTube Sant'Enchan. Adesso vediamo se si pubblica questa edizione. Radio Queen Sprecher Sant'Enchan. Un saluto a tutti voi e grazie per seguirmi. Adieu, cucù. Attivo il wifi del cellulare. Mi mancherebbero ancora 24 minuti e 21 secondi, ma ho registrato 35 e non so quanto tempo limite mi rimane. L'amore di Agostino era stato l'unico raggio di luce di un impedimento. Ah, perché? Ah, sì, mamma. Le stanchi sono io per giudicare. Ieri apposta per allora di te, papà, con rispetto alla pagina internet. Lo primero che stiamo vedendo, cioè che stiamo scrivendo. E quindi? Sono due applicazioni. Adesso vi saluto. Una per la parola mondiale della gioventù, una per peregrinos e otra per voluntario. Vi saluto, cari amiche, care amiche e amici. Grazie per seguirmi. E niente, adesso mi metto a leggere un po' di libri e poi forse navigo in internet. Ciao ciao, ciao a tutti dal vostro Sant'Enchan. Non lasciate di seguirmi.